qui che cazzo è Bettino Craxi? Ma ti levi dai coglioni? Ma chi ha aperto Bettino Craxi? Emanuela Fanelli. Vabbè, adesso l'ho fatto ripartire, ma sono deficiente. Io. Dai, su, dai! È uscito il nuovo singolo di Ghigo Renzulli del progetto Novox, il progetto strumentale. Non vedo l'ora. Allora, di cosa parliamo oggi? Cabolai, Litfiba, la song, black metal. La sirenetta basta, Rivelato il cast dei Fantastici 4. Non vedo l'ora. Un certo Litfiba Rute Bards. Che sarà mai? È uscito il nuovo singolo di Ghigo Renzulli del progetto Novox, il progetto strumentale. Sentiamocelo, andiamocelo a sentire. Ghigone. Exotica. Play. Glitch. Bella l'idea di glitch, devo usarla. Che è sta roba? Che è sta roba caraibica? Monkey Island? Aspetta, aspetta, aspetta. Qual è la cosa più... Ragazzi, tutta l'operazione Novox di Ghigo io non l'ho mai capita. Ghigo è un grande compositore, a lui proprio il suo ambiente è il formato canzone, perché funzionava molto bene negli anni 90 con Piero. Piero viaggiava ancora a dei livelli abbastanza alti, era un'altra cosa rispetto agli anni 80. Non ritorniamo sempre sulle solite cose, cioè ritrite, lo sappiamo com'è andata, però funzionava, negli anni 90 funzionava, Piero gliene dava secche, scriveva testi interessanti, aveva cambiato, era molto più diretto, più ancora più sul sociale, lo sappiamo. Tornando però a noi, senza divagare troppo, Ghigo era congeniale al quel Piero, a quel personaggio, e scriveva delle canzoni fortissime. Sapete che c'è da sempre la polemica su Ghigo, di quanto lui non lo sia mai stato un grande chitarrista a livello tecnico. Magari è vero, non entro in questi dettagli, io sono il classico cantante ignorante, suonicchio un po' il basso, un po' la tastiera, un po' la chitarra, giusto che quello che mi serve per comporre, poi per l'arrangiamento mi faccio aiutare da collaboratori. Sto divagando, cazzo. Devo bere. Comunque, tornando a noi, Ghigo, nonostante magari la limitatezza a livello proprio tecnico, aveva una cosa che lo ha contraddistinto rispetto a tutti gli altri musicisti invidiosi, secondo me, nel tempo, e cioè quello di essere un artista e di avere la capacità di essere, secondo me, un grande arrangiatore, ma soprattutto quello di aver avuto sempre la capacità di trovare melodie buone, quello che ha mancato un po' a Piero nel percorso solistico. Non sempre, perché lo sapete che io attacco Piero quando è giusto attaccarlo, criticarlo, non la persona, ma criticare il prodotto artistico, la persona che la conosce. L'ho incontrato due volte Piero, poi una delle quali è anche abbastanza interessante. Fatemi sapere se vi interessa nei commenti e vi racconterò la storia. Sto ancora divagando. Beviamo. Forse perché bevo che divago. Mi chiamavo il dottor Divago. Insomma, Ghigo, d'artista qual è, ha sempre avuto la capacità di creare canzoni memorabili. Per quanto mi riguarda, poi, qui magari a gusto personale, Ghigo ha sempre avuto una caratteristica incredibile, cioè quella di farmi cantare gli assoli. Magari è una cosa che nel... ditemelo, raccontatemi se per voi è così, ma io
alla pari del testo delle canzoni, ovviamente, quello che si canta. Spesso seguo la chitarra quando sono in macchina, con le cuffiette, mi ascolto il Litfiba, mi ritrovo a canticchiare con la bocca gli assoli, dico, per quanto sono musicali, per quanto sono belle le frasi, sono proprio voci. E con quasi nessun altro chitarrista mi capita questo. Mi capita con i Mostri Sacri, magari, però lì sono talmente alti e talmente complessi che si esce un po' dalla zona della mia competenza da ignorantone. E invece gli assoli di Ghigo, le parti strumentali di Ghigo sono cantabilissime. Perché tutto questo discorso, ritorniamo adesso a Exotica, come si chiama? Exotica. E a tutto un po' il progetto Novox, proprio perché Ghigo ha queste caratteristiche e ho voluto parlarne così a lungo, ad inizio video, proprio per evitare che le persone mi attacchino credendo che io sia un detrattore di Ghigo. Io, lo sapete, sono un sostenitore del periodo Cabo, di Litfiba. In tutte le loro fasi ho sempre trovato qualcosa di apprezzabile, se non di notevole. Però veniamo al punto dolente. Ghigo non è un virtuoso, a me non interessa, lo apprezzo per altro. Il problema è che per un progetto come questo, come quello di Novox, questo diventa un grande punto dolente perché si tratta poi anche di gusti personali e bisogna essere abituati, allenati, avere un certo tipo di cultura musicale per apprezzare i pezzi strumentali. Chiaramente sono meno immediati di una classica canzone ed è molto più facile seguire un testo. E questo è anche il motivo per cui da ignorantone totale di inglese, prediligo la musica italiana perché per me i testi hanno una grossa rilevanza e appunto capendo quasi un cazzo di inglese se non a livello scolastico, mi perdo tanto. È vero, ci sono le traduzioni, ma io prediligo sostanzialmente musica italiana. Ce n'è tante, ci sono tante persone che parlano di musica internazionale. L'ascolto, ovviamente, tra i miei gruppi preferiti ci sono i Dream Theater, i Blind Guardian. E altri, tanti altri, ma i classici della musica, della storia del rock e non solo. Ecco, però, venendo a mancare la parte testuale, venendo a mancare la parte vocale, in questi brani che sono canzoni, sono proprio canzoni. Io ho sempre avuto la percezione del progetto Novox che non mi ha mai entusiasmato, seppur non sia deprecabile, cioè non è roba insufficiente, c'è anche qualcosa di interessante, ma non riesco a capirne il senso, non so, ditemelo voi, ma mi sembrano canzoni a metà, cioè questi mi sembrano brani a cui manca la voce. Un progetto strumentale non dovrebbe essere così, dovrebbe essere autonomo. A fare le veci della voce dovrebbero esserci parti molto interessanti, molto preponderanti. E tra l'altro magari ce lo aspettava, io me l'aspettavo quando ho saputo di questo progetto di Ghigo, di finalmente fare un disco da solo senza avere a che fare con questi cazzo di cantanti che poi se ne vanno via, sempre. Poteva essere interessante sapendo quanto sono belli gli assoli di Ghigo, ma questi brani qua, sembra quasi che Ghigo abbia voluto dirci: guarda che io so fare altro, che ascolto altro. Esulano dal rock, esulano da quello che di positivo conoscevamo di Ghigo, quello per cui l'abbiamo imparato ad amare. E qua i soli di questo disco mi sembra, del disco Novox, poi ci sarà tempo di parlarne approfonditamente anche di quello, con un video dedicato, ma adesso è uscita questa novità e ho voluto parlarne. Insomma, non dico che mi abbia deluso, ma mi ha lasciato indifferente, ecco, ed è triste. Cioè, da Ghigo, che stimo tantissimo, mi sarei aspettato qualcosa nel quale le chitarre fossero proprio in primo piano. Poi siamo alla vecchia questione: bevo perché sennò si raffredda. Non solo questi Litfiba, Ghigo come Piero solista può fare quello che vuole assolutamente, ma ripeto, non ne vedo il senso. Però finiamo di ascoltare sto brano, ma mi piace meno già di primo acchito per il genere, per lo stile, rispetto a delle cose che ci sono nel disco che ha fatto appunto in questo progetto Novox. Quindi, a meno di sorprese incredibili, da qui agli ultimi 3 minuti, non credo che il mio giudizio sarà purtroppo positivo. Thank you.
È una base, non è un pezzo strumentale, è una base. È una base per una canzone, la versione karaoke. Ma forse quello è il progetto, forse, ditemelo voi. Sapete magari che siete più informati di me, avete letto interviste, non lo so, che l'ho voluto fare no vox proprio perché sono canzoni senza voce. Allora magari chiediamo a Gigo se ci dà il permesso di. Facciamo un contest, ognuno di noi ci metta un testo e è una voce, una linea vocale sopra queste cose, ma non è la cosa latina che mi disturba, perché Litfiba ci hanno negli anni 90, nei primi anni 90, insegnato che il Latin rock, quello che chiamavano così all'epoca, potesse essere qualcosa di una strada percorribile, poteva aver senso. Mi sembra che è un po' esile come rock, diciamo. Cioè il fatto di unire la musica caraibica, equatoriale con il rock poteva essere interessante, ma mi sembra abbastanza esile. Questa parte in effetti non è un solo, ci può stare, è fatto bene in quell'ottica. Non è uno strumentale, non è un solo, è la linea vocale che potrebbe fare un testo con quelle note lì. Cioè, e qual è? Cioè, qual è l'utilizzo di queste cose? Il sottofondo di mentre si cucina. Quando fai l'aperitivo, appunto, e ti mettono questa, magari ci può stare, ma non penso sia l'intento di Gigo fare basi royalty free per i peggiori bar di Caracas. Ciao Gigo. No ragazzi, non. Tanto qua è finito. Siamo messi male, eh. Cioè, tra Musica Libera di Pelù insieme a Albo Rosi e questo, non trovo niente che possa entusiasmarmi. Come al solito, c'ho tutto, comprerò qualsiasi cosa questi personaggi faranno di qui all'eternità. E però, ragazzi, speriamo che, non so se questa cosa porterà un nuovo disco, è una canzone singola così, in vista di qualcos'altro. Gigo, perché non fai un nuovo progetto? Fallo Novox, ma sarei interessato a sentire un nuovo progetto più classico. Trova un cantante, ce ne sono tantissimi, collabora con i tanti. Tantissimi musicisti che sicuramente avrei conosciuto in 40 anni di carriera, questa roba non fa per me. Ragazzi, io vi saluto. Questo video finisce qui, vi abbraccio fortissimo. Ci sentiamo nella sezione commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo brano. Non scannatevi, restiamo umani. Ragazzi, li vogliamo raggiungere almeno 74 milioni di iscritti. E Gigo, se ti servisse un cantante, io ci sono, eh. Thank you.